Mara Venier nella bufera. Figuraccia epocale sui social. Mara Venier ha recentemente preso la decisione di disabilitare i commenti sui suoi ultimi post su Instagram. Questa mossa arriva dopo le polemiche scaturite dalla lettura di un comunicato in difesa dello Stato di Israele e della comunità ebraica al Domenica Inn. Il comunicato era stato redatto da Roberto Sergio, amministratore delegato della RAI, in risposta alle dichiarazioni di Gali a Sanremo 2024, che aveva sollecitato un intervento per fermare il genocidio. La Venier, condividendo il comunicato, ha cercato di navigare in un contesto mediatico complesso, affrontando temi di grande sensibilità politica e sociale. Il comunicato letto da Venier, che esprimeva solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica, ha generato dibattito e divisioni tra il pubblico, portando a un intenso flusso di critiche. La decisione di limitare la possibilità di commentare i suoi post riflette un tentativo di gestire la situazione e di arginare le reazioni negative. La situazione è stata ulteriormente complicata da un episodio durante lo stesso programma, in cui Dargen D'Amico, dopo aver tentato di introdurre il tema dell'immigrazione, è stato interrotto da Venier. Questo episodio ha sollevato questioni sull'equilibrio tra intrattenimento e discussione di tematiche sociali complesse in programmi televisivi generalisti. Questi eventi mettono in luce le sfide che i media e i loro rappresentanti devono affrontare nel gestire argomenti di attualità e politica internazionale, specialmente quando le opinioni del pubblico sono fortemente polarizzate. La decisione di Mara Venier di disabilitare i commenti sui suoi post su Instagram è emblematica delle tensioni che possono emergere nel dialogo pubblico quando si incrociano intrattenimento, informazione e politica. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.